benvenuti a questo nuovo video in cui parleremo di Manor Lords, che è il fenomeno del momento. Sebbene sia in Early Access e anche incluso sul Game Pass, ha venduto in 2 giorni oltre 1 milione di copie su Steam e al momento della registrazione ci sono 170.000 giocatori in contemporanea online. Considerando che è un single player, è un dato assolutamente spaziale. Ho già giocato diverse ore, mio malgrado, e quindi vi volevo un po' parlare delle cose che mi sono piaciute di più e quelle che a mio avviso il gioco fa meglio, motivo per cui sta avendo anche questo successo. La prima cosa, la più scontata a mio avviso, è proprio la costruzione, la pianificazione dell'insediamento, che passa da piccolo villaggio in mezzo al nulla a cittadina di buone dimensioni, anche se il gioco si concentra, come detto dallo sviluppatore, molto più sul piccolo, sul singolo abitante, che non su metropoli e grandi armate. Noi siamo abituati nei classici gestionali o city builder ad avere delle tile, delle caselle ben definite, sia che siano quadrate piuttosto che esagonali o rotonde, e anche i migliori giochi tendenzialmente aderiscono a questo schema molto standardizzato, che per il Medioevo non ha molto senso. Gli insediamenti e le città medievali non erano certamente città romane, che erano tirate con il righello e andavano con le strade diritte da una porta a quell'altra. Le città medievali, gli insediamenti venivano un po' su così freestyle, così un po' a cazzo, e si espandevano man mano che avevano bisogno di spazio. E questa è una cosa che il gioco cattura benissimo, perché le strade, le case, anche i vari edifici possono essere non solo ruotati, ma proprio anche messi un po' così, un po' a caso nell'area di gioco, con sezioni irregolari. Quindi a volte ci sono anche recinti che vanno uno sopra l'altro, strade che poi sono sentieri, come giusto che sia, perché non c'erano strade lastricate, ancora una volta, come facevano i romani, e si sovrappongono, per cui veramente molto bello vedere il proprio insediamento che viene su in una maniera più organica, l'hanno definita, io direi anche più realistica. Tra l'altro si può vedere ovviamente con lo zoom tutti gli abitanti che vanno in giro per fare le loro attività, e anche qui la costruzione degli edifici, per quanto in certi momenti possa sembrare lenta e magari anche frustrante, è molto realistica, perché prima di iniziare la costruzione gli abitanti devono portare le risorse che gli servono sul posto, per cui per tirare anche su un capanno devono portare i tronchi che magari prima hanno abbattuto oppure che sono depositati nel magazzino, e per portare questi tronchi, che sono pesantissimi, ci vuole l'ausilio di un bue, e questo genera anche dei colli di bottiglia, per cui non potete tirare su 10 case contemporaneamente, di buoi magari ne avete 2, e si crea quindi un collo di bottiglia tale per cui magari avete 10 lavoratori, tutte le risorse, però non c'è la logistica per portarle dove servono. Palpaio un po' con il discorso del realismo e del volersi concentrare sulle vite degli abitanti, che hanno tutta una serie di bisogni che vanno soddisfatti. Inizialmente, quando avete 4 contadini in croce che abitano in un tugurio, gli basterà avere un tetto sopra la testa e si accontentano pure di mangiare qualche bacca e di andare in giro vestiti di stracci. Man mano che soddisfate questi bisogni, potete creare abitazioni più elaborate, larghe, più grandi, e potrà anche diventare artigiani, quindi aprire delle botteghe. Questo è molto bello, perché sì, ci sono gli edifici comuni come il fabbro, la fucina, il mulino a vento, però un po' come nel Medioevo vero e proprio, tantissima gente, tantissimi artigiani avevano la bottega in casa, quindi voi potete fare questi upgrade delle vostre case, in cui la casa diventa anche una bottega, diventa un panificio, diventa un tessitore.
veramente molto bello, perché tutte queste risorse contribuiscono a soddisfare i bisogni. Come abbiamo detto, man mano che la vostra città si espande e gli abitanti diventano più ricchi e vivono in abitazioni più lussuose, diventano anche più pugnettose. Ai livelli più alti dovrete procurarvi una varietà di cibo, assicurarvi che i loro bisogni primari, come quelli della religione, del tempo libero, quindi una bella bevuta di birra, siano soddisfatti, e ovviamente anche capi di vestario oppure le armi. Altro aspetto molto bello è come vengono gestiti i campi coltivati. Anche qui non basta tirare giù un tile che si chiama fattoria, bensì potete fare irregolarmente dei campi arati e dovrete controllare un po' le varie fertilità del terreno. Perché? Perché in certi tratti non fertili mettere giù dei campi vi porta poi a un raccolto pessimo. Andate a recuperare le vostre conoscenze delle medie, delle superiori sulla rotazione delle culture, perché per esempio coltivare grano sullo stesso appezzamento di terra per 4 anni di fila porta ad una resa sempre inferiore. Quindi anche qui vi conviene un po' controllare prima che tipologie di colture sono più adatte per un determinato appezzamento, comunque decidete sempre voi, e poi fare un po' a rotazione, magari passare grano, poi segale, poi orzo e via discorrendo. Ovviamente non dimenticatevi mai la star delle medie, ovvero il maggese, lasciare il campo a riposo, che poi porta un anno successivo ad avere un ripristino della fertilità. Poi ovviamente non tutte le regioni hanno tutte le risorse. Se vi trovate in una zona magari con fertilità bassa oppure con fertilità alta ma non avete giacimenti di ferro e non ci sono altre risorse avanzate per creare armi, beh, viene in nostro soccorso il commercio. È abbastanza elaborato, perché dovrete assegnare degli abitanti e anche degli animali da soma, perché altrimenti caricare un po' in spalla è fatica, dove potete scambiare merci e animali. Per cui se avete un surplus di grano piuttosto che di legna o di qualsiasi altra risorsa, potete venderlo e andare un po' a procurarvi quello che magari invece vi manca, come, non so, l'argilla piuttosto che le armi. Gli abitanti, una volta che saranno assegnati a questo posto di scambio, poi probabilmente possono anche aprire e gestire le loro bancarelle, che quindi vanno un po' a soddisfare i bisogni del nostro insediamento. Questo è anche bello perché ogni famiglia che praticamente si occupa di un mestiere, che siano raccoglitori piuttosto che commercianti, piuttosto che tosatori di pecore, ha una buona probabilità poi di aprire una bancarella nel suo spazio apposito che soddisfa un determinato bisogno di tutta la comunità. Se andate a spostare questi abitanti, poi la loro bancarella cade abbandonata, a meno che non vengano rimpiazzati molto velocemente. Per cui questo consente anche un po' di evitare che il sistema venga gamificato, come avviene molto spesso in questi gestionali, dove magari metti 50 persone alla cava di pietra, poi le togli quando non ti serve più la pietra e via discorrendo. Qui se magari metti tantissime persone prima alle bacche e poi le togli una volta che è raccolto, le loro bancarelle cadono in disuso, e quindi avere magari un sacco di bacche nel deposito ma nessuno che le commercia, che le vende internamente, vi porta a non avere il cibo in tavola per gli altri abitanti. E altra cosa che vi impedisce di gamificare troppo il sistema è che se floddate il mercato con un sacco di una risorsa, per esempio mettete 10 famiglie a battere alberi e poi floddate il mercato di legna, beh, ovviamente cosa succede quando ci sono troppe risorse? I prezzi crollano. Parimenti, se vi affidate totalmente al commercio per importare grano, vedrete che gradualmente il prezzo diventa sempre più alto. Volevo chiudere un po' il discorso con l'aspetto militare, che al momento forse è quello un po' meno sviluppato, ma che ha fatto accostare un po' il gioco a Total War, anche se c'entra veramente poco.
Perché le unità, le unit cards effettivamente vengono gestite nel medesimo modo e anche tutta una serie di comandi sono molto simili a quelli di un gioco come Total War, però anche qui, molto più nel piccolo, le unità vengono reclutate dalla pool, diciamo, di vostri uomini in arme, quindi praticamente anche questo viene fatto bene, gli eserciti permanenti stanziali all'epoca non c'erano. E quindi i vostri villici vengono armati al bisogno in una sorta di milizia e ovviamente, un po' come in Stronghold, non servono a niente se non avete le armi, per cui dovrete produrle oppure, se non potete, importarle. Se avete bisogno per difendervi da un attacco di banditi o da un'invasione del barone rapace vicino, chiamate a supporto la vostra milizia, cercate di subire il meno perdite possibile e poi la disbandate. Una cosa che ho trovato molto bella è che l'unica parte, diciamo, di esercito stanziale, che è il comitatus, praticamente il vostro seguito del signore, un gruppo di nobilotti che non fanno una sega tutto il giorno, dicono che si allenano, ma poi stanno probabilmente a sbronzarsi e a tirare delle slappe nel culo alle donne di taverna. Beh, li potete personalizzare. Questa è una cosa che ricorda un po' anche i vecchi Warhammer, no? Dove vi facevano customizzare tutte le unità, scudo, elmo, colore, via discorrendo. Una chicca che ho trovato molto carina. Allora, in conclusione, il gioco è ancora molto indietro nel suo processo di early access, però già così è giocabile, divertente, anzi quasi anche addictive. Come potete vedere, molte feature sono ancora bloccate, c'è scritto non ancora presenti perché devono essere implementate. Non sappiamo ovviamente il ritmo a cui procederà lo sviluppatore. Altra cosa buona è che la versione Xbox, che solitamente lagga dietro quella di Steam su Game Pass, mi sembra sostanzialmente identica, o meglio, sì, è indietro perché come potete vedere una è la 07955 e l'altra è la 07953, però non ho visto dei cambiamenti epocali tra un gameplay e l'altro, come invece avveniva con Palworld, che avevate veramente una versione di 6, forse 8 mesi addietro. In definitiva, devo dire che per una volta l'hype è giusto. Io vi ringrazio per la visione, fatemi sapere cosa ne pensate voi, se lo state provando, se siete intenzionati a farlo e noi ci vediamo come sempre in un prossimo video.